Cari nipoti, so già cosa state pensando. Cosa ci fa questa brutta facciona straunta piena d'olio alle 5 del mattino a dire la sua dal salotto, dal divano di casa? E allora io sto cercando di riportare la lancetta dell'orologio indietro, ma non al 10 di ieri sera, a 10 anni fa, quando avevo la pelle più fresca, quindi mi riempio di grasso di balena, ma non sortisco effetto se non distruggere il divano, renderlo più unto di quello che è. Allora io adesso, un po' in silenzio per non alzare e disturbare tutto il vicinato, mi piacerebbe parlare di body positive. Allora, tutti triggerati, incazzati, le solite zeccone che piombano su questo canale poi a commentare. Allora, siete body positive solo se avete il coraggio di mettervi delle imbottiture nelle cosce. E dire, ah no, sì, tutti i corpi sono validi, certamente, ad ogni taglia, solo se la cosa non riguarda voi. Se lo fate, siete veramente body positive, se no siete come me, attenti al fisico. Le persone che appartengono a questa seconda categoria possono pure iscriversi a questo canale e continuare a guardare me, bella unta, e cliccare magari anche sulla campanella. Qualcuno mi dice non ricevo sempre le notifiche dei tuoi video, è perché se faccio più di 3 video al giorno, YouTube, che è il TikTok dei poveri a questo punto, manda solo 3 notifiche, la quarta non la manda. Questo è quello che succede, quindi non scandalizzatevi. Dunque, perché parlo di body positive? Perché qualche giorno fa io ho avuto l'ardire di fare uno short. Un video short sulle tendenze, non tanto moda di questi ultimi, di questa stagione, ma quanto le tendenze delle modelle. Ho preso non a caso la sfilata 2023, autunno-inverno, credo, di Miu Miu, che ha un cast di modelle che definirle anoressiche, veramente essere buoni, molto 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 magre. E sapevo che però questo non era confinato a Miu Miu, che questo era molto probabilmente un trend generale. E lo zeitgeist di questo momento, di questa ultima stagione, fashion, ma non solo, parliamo anche del mondo in generale, è che il body positive è morto. Ma perché la sfilata di Miu Miu sono andata a beccare? Perché Miu Miu un po' ha iniziato questo zeitgeist qualche 2 stagioni fa, credo, lanciando queste famigerate minigonne che sono state attaccate da tutto il femminismo, da tutto il buonismo di sinistra e non, da tutto il mondo triggerato dalle immagini di bellezza standard, dalla necessità di dimagrire per entrare in quelle cazzo di minigonne. Tanto che anche una vecchiarda come Nicole Kidman se n'è comprata una, e in una tal copertina di giornale, credo Vanity Fair, è apparsa con la panza di fuori piatta, ovviamente, con questa minigonna di Miu Miu. E Miu Miu, da quando appunto tutti hanno urlato allo scandalo, in realtà ha aumentato le vendite, secondo me, del 30-40%, perché tutti vogliamo essere magri dentro quelle fottutissime minigonne del cazzo che ci riportano alle non a 10 anni fa, ma veramente alle medie. Allora io ho capito, ho anticipato questo video ancora tempo fa, quando ho capito che Thin is back, l'ho detto in altri video. E a questo poi è seguita la nostra Kim Kardashian, icona curvy proprio per sto cazzo, perché in realtà Kim Kardashian ha sempre detto di essere curvi, ma sempre a dieta, curvi, ma sempre in palestra, curvi, ma sempre scolpita da testa a piedi. Ad un certo punto ha pensato bene di dimagrire per entrare nel famigerato vestito che era appartenuto a Marilyn Monroe. Lo so che si vedono le otturazioni vecchie, non ho cazzi di togliermele finché esistono. Io sì che sono veramente body positive, voi vedete questa faccia unta, io sono l'unica body positive. Kim Kardashian decide di dimagrire, alpemi, lo scandalo, dimagrire per entrare in un porco vestito. Bene, se voi aveste la possibilità nella vostra vita corta di entrare, di utilizzare per una sera al Met Gala il vestito di Marilyn Monroe, io mi farei sbranare la culatte dai cani.
sani, ok? Quindi Kim Kardashian ha fatto la cosa migliore che potesse fare, perdere 7 kg per essere meglio di Marilyn per una notte, ed è anche riuscita a sbregarlo sul culo. Quella grandissima stronza non è neanche dimagrita abbastanza. Ma non si tratta solo di Kim Kardashian, poi ha seguito a ruota libera tutto il clan Kardashian. E poi anche Bella Hadid e sua sorella, quindi quando ci sono intere, non persone nella loro interezza chiaramente, ma intere famiglie che dimagriscono, voi dovete pensare che il body positive è morto, ok? E poi c'è stato tutto questo anche ritorno di personalità degli anni 2000 che ci piacevano tanto, che utilizzavano quei jeans a vita bassa su fisici magrissimi. Una è Christina Aguilera, l'altra è Britney, che in realtà io ho soprannominato Bradney da pane, perché insomma ci ha messo su qualche chilo di troppo, e spero che molli anche lei il discorso body positive e torni magra come negli anni 2000. E qualcuno ha detto: sì, siamo tornati a quei fisici malsani, denutriti, soprattutto nel mondo della moda degli anni 90. No, io dissento da questo, perché una statistica ha appurato, statistiche proprio hanno appurato, che i fisici degli anni 90 nelle passerelle si discostavano dal fisico della donna media. Sì, non guardate me, io probabilmente rientro in quei campioncini Italia 32, del 7%. C'era una differenza del 7%, mentre nel 2017 è stato condotto lo stesso studio, c'è una differenza tra i fisici da passerella e quelli normali del 23%. Quindi i fisici degli anni 90 in realtà ci sembravano così emaciati, perché era la prima volta che apparivano nei so ne non, non tanto nei social quanto nei giornali, e perché erano contrapposti alla generazione di modelle che c'erano prima, che erano abbastanza, insomma, normopeso, Cindy Crawford, compagnia bella, e perché lo styling dell'epoca privilegiava l'heroin chic, per cui tutte queste facce emaciate. Con io andrei Sarei andata di moda in quell'anno là, in quegli anni là, perché le occhiaie ce le ho da quando in realtà ho 2 anni. E in realtà nel tempo i fisici non sono tornati quelli degli anni 90, sono molto 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 dimagriti. C'è stato un periodo, una finestra di un, non so, di qualche anno, dove davvero le aziende, davvero, insomma, le aziende hanno cercato di accontentare queste spinte che vengono dal basso del body positive. Alcune aziende l'hanno fatto sul serio, aziende minori che non si caga nessuno, che hanno cercato di vendere, era una scusa marketing per ampliare la loro base d'utenza, la loro base commerciale, per cercare di vendere più di quelle merdosi vestiti che facevano. Altri brand invece l'hanno fatto solamente come contentino, che è durato veramente 2 stagioni. E sapete perché vi svelo questo? Un insider della moda, cioè in realtà l'ho letto, ha raccontato che come funziona per tanti brand che hanno semplicemente una collezione tutta fatta di taglie piccolissime, e quando è l'ora di mettere quelle 2 persone sovrappeso, quelle 2 modelle grasse in passerella, che sono così grasse, non c'è mai la via di mezzo, quindi non è un vero body positive, è solamente davvero un contentino buttato là per accattare 4 like nei social. Cosa fanno? Non hanno assolutamente dei campionari disponibili di taglie un po' più grandi, sono addirittura ridotti a prendere modelli. Il casting director delle agenzie di modelle, assieme alla stylist che si occupa delle sfilate, a prendere modelli che non sono neanche in campionario, magari già passati, e adattarli con un sacco di escamotage sul fisico di queste ragazze grasse. E questo esperimento è durato poco, anche perché tutti si sono accorti che le taglie di mezzo mancano, che si passa dalla persona magrissima, sempre più magra, alle persone che sono taglia 48-50, che magari diventano delle star anche nel frattempo, tanto star che qualcuno ha detto che ultimamente queste grandi modelle body positive sono state messe semplicemente come ospiti delle sfilate. Adesso non so se riesco a spostarvi: Ashley Graham, ospite da Dolce & Gabbana, tolta subito dal cazzo. Questa tale Paloma, e non riesco a dire il cognome, non per cattiveria, non perché sia body positive, perché essere qualcosa del genere, non seguo le modelle, non me ne frega un cazzo.
cazzo delle modelle, perché io la magrezza già la mastico da anni, vedere quattro fighe magre in passerella non me ne frega un emerito cazzo, e quindi non conosco un nome di singola modella, ma effettivamente mi sono sempre accorta che mancano le taglie di mezzo, e per cui tutto il mondo prima dei giornali si era già accorto che questo del body positive è un contentino assolutamente vuoto. E in realtà il mondo della moda è sempre un po' una bussola, chiaramente, di come si muovono i corpi, però in realtà un brand, a mio parere, ha solamente il dovere di essere fedele a se stesso, non ha nessun dovere verso di rappresentazione di tutti i corpi, verso il pubblico. Ma per quale ragione? Un brand deve vendere, è un player privato, deve vendere e ha una necessità di avere un bilancio in positivo, di stravendere, non di rappresentare tutti i corpi all'interno di una sfilata. Per quale ragione? Poi che voglia fare più taglie quando mette in vendita i modelli, ma questo mi sta benissimo, come anche no, può decidere quello che vuole fare. Prendiamo il caso di Miu Miu, una mia iscritta novella che saluto mi ha fatto notare sotto questo short, ma Miu Miu fa vestiti piccolissimi, cose assolutamente da scolaretta, e stanno bene su quei fisici lì, molto, mi viene la parola in inglese elongate, molto snelli, molto longilinei, e non su altri fisici. Io sono particolarmente d'accordo con questo. Io quando guardo le sfilate, ripeto, ma di fisici magri poco mi frega, io guardo l'abito, sono innamorata, non lavoro nella moda, ma sono veramente innamorata degli abiti, voglio vederli bene, e l'unica maniera di vederli bene effettivamente è quella di vederli su fisici magri, che vengono scelti apposta perché scompaiono all'orizzonte. Con body positivity io sono più a favore assolutamente dell'inclusività quando riguarda il discorso dell'etnia, stavo per dire altro, dell'etnia, quello mi sta più che bene perché non influisce sulla maniera in cui percepiamo l'abito col corpo, no? Che cade su un corpo, e come anche il discorso dell'ampliamento dell'età. Qua parlo ovviamente con un bias, avendo io quest'anno 51 anni, non posso altro che dire che sono a favore delle modelle, quelle vecchiarde che mettono, che sono anche, però sono vecchiarde per modo di dire, nel senso che hanno magari i loro 60 anni, ma sono ex modelle bellissime che quando ne avevano già 40 erano più fighe di tutte le 17 anni di questo pianeta, per cui body positive, sì. Su quello posso anche essere a favore, perché poi comunque scelgono modelle vecchie ma sempre comunque con un fisico tirato. Per il resto, io quando c'è stato l'esperimento di cui hanno parlato, di questo brand Collina Strada, che cazzo si è fatto? Ha preso una modella disabile, non chiedetemi il nome, di colore, che poco c'entra, vabbè, poco influisce, ma su una carrozzella, e l'ha messa in passerella. Adesso, voi, io con tutto rispetto per le persone disabili che conducono una vita più difficile delle persone normali, c'è poco da fare, ma io, questo è un canale brutale e fa anche rima, perché io voglio essere schietta. Cioè, perché io devo mettere una modella disabile in passerella? Ma qual è il messaggio? Le passerelle ci metto la modella per vedere il vestito, cioè, ma poi io mi auspico invece che i disabili siano aiutati nella vita reale, non su un palcoscenico, su una passerella, a vivere una vita che dal punto di vista strutturale, proprio degli impedimenti strutturali che ci sono, sia una vita più agevolata, o per quanto riguarda i sussidi, queste cose qua, tutto ciò che può rendere più facile la vita nel mondo reale. A me, scusatemi, ma io perché una passerella debba rappresentare tutto l'universo femminile non riesco a capirlo, nel senso che io che sono alta 1,20 m, mi presento, l'ho già detto in un altro video, voglio fare la modella, ma perché? Oppure, peggio ancora, voglio fare il pompiere, ma perché? Non sarò volgare, io so fare...
Va bene, il pompiere certamente non lo posso fare. E la passerella è un mondo professionale che funziona come tutti gli altri mondi lavorativi. Hai skill, hai il curriculum, tu hai 1,20 m di altezza, hai mai fatto sfilate? No. Hai mai posato? No. Hai mai battuto fuori dalla porta di Versace? Quello magari l'ho fatto, ma solo per comprare quelle cazzo di scarpe, ma non per fare la passerella. Quindi non riesco a capire come il mondo della moda debba differire da altri contesti lavorativi, perché poi giustamente i brand sono aziende come altre aziende, si girano i marroni alla stragrande quando devono spendere di più appunto per adattare il campionario a corpi non conformi o quant'altro. Questo non vuol dire che nella vita reale non dobbiamo essere aperti a 360 gradi verso tutti i corpi, ma io che sono davvero liberale penso che sia giusto che ognuno si scelga il corpo che vuole o che non se lo scelga, che gli sia anche imposto, ma non entro in questi buonismi, moralismi, e non debba essere criticato o linciato o al di là dei video che faccio io su personaggi pubblici, va bene, gli strani, dopo magari non li critico, li prendo per il culo su un video, vabbè, però nella vita reale questo chiaramente non si fa con i personaggi pubblici, si fa come nella vita reale sconsiglio di farlo perché non è bello. Quindi se non metti la modella grassa o disabile in passerella tutti scandalizzati e le aziende hanno dovuto piegare la testa per ovviamente stare al passo coi tempi, però i lettori più attenti come me si sono accorti che questa è un fenomeno pari a quello del greenwashing, quando le aziende fanno quelle due o tre azioni per essere, no, in tema clima, in tema environment, in tema Greta, e però in realtà non abbracciano davvero queste politiche, sono veramente gli esperti, i neologismi parlano appunto di greenwashing. Stessa cosa possiamo dire con il contenuto di body positive, mettere due modelle sovrappeso o comunque anche magari vestiti che coprono malapena linguine giusto per provocare, ma che alla fine non è una narrazione che soprattutto le generazioni giovani non sentono propria. Inoltre i body positive, io l'ho già detto in altri video, hanno fatto un errore madornale, quello di non essere veramente inclusivo, perché sappiamo benissimo che il body positive è estremo ed è inclusivo al massimo solo per i corpi non conformi. Quando sono corpi conformi, quelli sono stati abbattuti, hanno preso tanti di quegli insulti, mi metto in primo veramente nella front row per rimanere in tema come fin scemi, perché io l'ho sopportato di tutto di più. La persona più gentile con me è stata questa attivista di disturbi alimentari che mette i tuoi video, mi fanno cacare, e perché? Perché voglio essere magra? Sì, siccome tu vuoi essere magra sei un pericolo per l'umanità. E tutti i magri si sono risentiti di cui siamo stati esclusi, presi nella nostra, veramente nella nostra taglia 33, e siamo stati cacciati a calci in culo dalla narrazione dei body positive. Il nostro corpo non è valido, è valido solo per noi. Tutte queste otturazioni devo farle sparire, altro che body positive. È valido solo per noi quando facciamo il nostro body check allo specchio. Ebbene, ci siamo tutti rotti i coglioni. Con questo vi lascio, vi annuncio anche che il mio fidanzato che mi ha regalato questo telefono, e io mi sono rotta i coglioni, prima un telefono off-label, come i farmaci off-label, dico io, se devi comprarmi o fare una roba decente, comprami un cazzo di iPhone. E mi sono molto arrabbiata perché il mio bootcamp, il mio progetto di nascita prevede il filmare tutti i video a costo zero. Per cui io faccio video con questo telefono che sto usando in questo momento, non ho mai comprato un telefono in vita mia, sono stati regalati telefoni che la gente buttava in spazzatura, io li inseguivo, me li portavo a casa perché perché odio la tecnologia, però il mio progetto body positive in realtà è positive a tutto tondo, perché io sono impermeabile veramente alla riuscita del mio canale di YouTube, su me frega un cazzo, e quindi l'ho fatto sempre a costo zero per alzare la mia autostima, e mio amoroso regalandomi questo me l'ha distrutta, e gli ho detto a me che sono anticapitalista, ma mi ha detto, se sei piena di merda nell'armadio e più vestiti, Dio mio, di tutti i paesi sviluppati, sottosviluppati, visto
di sto mondo e come sempre mi tocca dire che ha ragione.